RPG come terapia manuale serve per trattare vari tipi di lesioni a livello muscoloscheletrico, ma anche serve per migliorare il sistema posturale, no? Prima di iniziare un trattamento di riabilitazione posturale, il paziente viene a fare una valutazione posturale, perché nella valutazione noi dobbiamo decidere prima in quale postura poter trattare il paziente, no? Il trattamento viene fatto in un lettino così, dove noi possiamo usare due tipi di posture. Il primo è una postura di angolo coxofemorale aperto, che nient'altro è una postura dove non siamo in flessione di anca, e l'altro è una postura di flessione di coxofemorale, no? Perciò la persona va messa con le anche in flessione, perché c'è una differenza tra queste due posture, perché una va a lavorare la catena posteriore, un'altra serve per lavorare bene la catena anteriore, no? Perciò noi facciamo una verifica per capire in quale di queste due posture la lesione è più attiva, no? A volte le persone hanno più dolore quando sono in piedi e si riduce il dolore quando sono sedute, e viceversa. Perciò la valutazione serve per capire un po' come è la postura globale di questo individuo, no? Se ci sono delle problematiche già a livello visibile, poi andiamo a capire quali sono tutti i compensi muscolari che la persona sta facendo secondo la lesione che ha, e anche tutti i dismorfismi, no? Cosa c'è da correggere, cosa è collegata con la lesione e cosa non è collegata alla lesione. Dopodiché compiliamo una scheda e andiamo a fare la selezione della postura nella quale andremo a trattare il paziente. Allora, la rieducazione posturale globale serve per tutte le patologie che sono relazionate alla colonna vertebrale, perciò i dolori cervicali, le lombalgie, le lesioni osteoarticolari, tipo le lesioni alle ginocchia, i dolori alle anche, dolori alle spalle. Tutte queste patologie possono essere trattate con la riabilitazione posturale globale, e anche le patologie posturali come la scoliosi, le cifosi, i disturbi che sono causati a volte da lesioni precedenti, che possono ancora disturbare la persona in qualche attività fisica o anche durante la vita quotidiana. Se volete, se avete qualche problema così legato a queste lesioni, potete venire da noi e provare. Inizialmente dovete fare una valutazione e poi potete provare la riabilitazione posturale globale qui nello studio Fisioterapia Vicenza, a via Olmo di Creanzo, numero 2.